Perché, scusa, io con i corpi della tua nonna e non ci andavo a scuola. E de fatti si vede. È un grosso concorso, una grossa opportunità per noi bindoli per diciamo, mostrare a voi e agli altri quello che è il nostro teatro, quello che è il nostro pensiero teatrale e quello che poi siamo noi bindoli in sostanza. Quindi... La compagnia teatrale Li Bindoli di Porto Santo Stefano, protagonisti di una delle serate del Premio Europeo di Teatro Popolare Il Giogo a Montagnano. Nella piazza San Prospero il gruppo Santo Stefanese ha così portato la sua ultima rappresentazione Tanto tonò che piobbe, commedia in due atti di Susi Cecchi con la regia di Renzo Vitelli. I componenti sono sempre i soliti, può cambiare uno o l'altro, ma rimaniamo sempre nell'ambito dei soliti decine di persone. La commedia è quella che abbiamo già replicato 13-14 volte, ormai non me lo ricordo più, e qualche battutina senz'altro l'abbiamo cambiata perché facendo le prove ci viene spontaneo fare delle battute. Comunque l'ossatura e tutto il resto è tutto come prima. Il Giogo è un premio di teatro popolare che si tiene da 31 edizioni a Montagnano, frazione del comune di Monte San Savino, al quale partecipano oggi gruppi teatrali dialettali provenienti da ogni parte d'Italia. Dopo 2 anni di stop, 2 anni e mezzo, tornare è impegnativo, ma anche dà una grande soddisfazione e tanta fiducia perché insomma noi abbiamo ritrovato comunque tante persone, abbiamo ritrovato i nostri gruppi storici che sono venuti molto volentieri, quindi è una bella soddisfazione, un bel impegno, ma è una grande soddisfazione.